Dove siamo? Siamo al Salone del Libro, questa è la splendida intervista con la mia ex, e quindi diciamo che siamo a presentare una roba che in un punto che è la Sala Rossa, dove c'è questo incontro che si chiama Adotta un autore, perché tramite Baldini Castodi, nel mio caso, mi ha mandato a fare degli incontri con delle scuole, con dei ragazzi. I miei erano particolari, perché la scuola mia è il carcere di Marasse, mi hanno mandato a Genova a fare questa roba qua. Genova sta andando molto di moda, anche il carcere, tranquilla, quindi vedi questo binomio, però in realtà ho fatto questa sorta di raccontare le storie che avevo di questi malefici, per esempio, che sono, tra l'altro era giusto farlo, perché sono praticamente, mi hanno chiesto di fare una storia sui cattivi come erano da bimbi. Quindi, siccome i bimbi cattivi non ce n'è, mi ho fatto un raccontino dove racconto delle storie di quattro ragazzi che si incontrano su un ascensore. Quindi l'esperienza è stata molto bella e devo dire quello che si dice sempre, che quando sei fuori vedi qualcuno, ti dici sempre vorrei che andassi in galera. Sempre. Quando sei dentro li vedi, vorresti portarli tutti fuori perché ti fa un po' effetto, insomma questa è l'idea. Però bello il festival, bella l'iniziativa e bello entrare in carcere ma uscire soprattutto. Quindi l'aria di questo salone è positiva? No, è molto positivo, ci sono i libri, dove ci sono i libri c'è tutto, c'è fantasia, ci sono anche guarigioni secondo me quei libri. Poi si vivono altre vite, quindi meglio di qua, si allunga la vita a leggere. Di questo libro qual è la pagina più difficile da scrivere? Guarda, io non sono buono a fare nulla, quindi diciamo che come dice mia moglie finché non se ne accorgono te vai, quindi io faccio finta che... Però... volevo capire come si poteva fare a fare una roba sui ragazzi, tant'è che è uno spettacolo teatrale questa roba qua. Prima è stato scritto come spettacolo teatrale, poi ci abbiamo fatto il libro dopo, che è la prima volta che come da... è come un libro dopo il film, capito? Di solito il contrario. Però no, l'unica cosa era tentare di fare una cosa che fosse divertente, non pesante, con problematiche che c'hanno i ragazzi adesso. Tipo, non so, si scopre che uno dei bimbetti è il lupo cattivo delle favole, lui lo racconta dicendo che ha questo problema, tutti pensano perché è un lupo, perché mangia la cappuccetta, dice no, in realtà io sono un lupo vegano, questa è la stupidaggine, quindi si racconta agli altri come se fosse una problematica così, e ha un piccolo problema di alimentazione, come tanti i miei ragazzi adesso ce l'hanno, era un modo anche un po' scherzoso per, e loro gli raccontano che uno mangia un po' quello che gli pare, però alla fine scoprono che stanno andando da un terapeuta, perché poi la prendiamo larga, ci scherziamo, ma... La strega che ruba la voce piuttosto che alle sirene per un problema di aldi di plastiche che c'è nell'acqua, si scopre che invece che andare a rubare le voci basta un microfono, la nostra Grimilde di turno o la strega che è sempre allo stira allo specchio che è la più bella, in realtà è una ragazzina che ha sempre il telefonino, si fa i selfie, quindi gira che ti rigira, i personaggi ce li abbiamo tutti. È stato il modo per cercare di fare una cosa ironica e non pesante, insomma.